La classe delle funzioni a scalino la chiamiamo S, quindi S è l'insieme delle funzioni phi da R in R, tra i che phi è a scalino. Allora, l'integrale è un funzionale, cioè noi prendiamo una funzione phi e associamo a questa funzione phi un numero che sta in R. Questo qua si chiama integrale di phi, si dice che è un funzionale, funzionale perché è una funzione che prende una funzione e associa un numero. Allora, per non impicciarsi, funzione, funzione, numero, si chiama funzionale. Quindi un funzionale è una funzione, un'applicazione che parte da una funzione e associa un numero. Per esempio, un altro funzionale è il calcolo della derivata in un punto. Se la funzione ha la derivata nel punto 0, allora prendi la funzione seno, calcola la derivata in 0, la derivata di seno e coseno, 0 vale 1, hai preso una funzione e hai tirato fuori un valore, quello è un funzionale. Invece quando facciamo per esempio la derivata di una funzione, quindi prendiamo seno e tiriamo fuori un'altra funzione che è la funzione coseno, quello là si chiamerà operatore, che prende una funzione e restituisce una funzione. Quindi funzione prende un valore vettoriale numerico, restituisce un valore vettoriale numerico. Funzionale prende una funzione e restituisce un numero. Operatore prende una funzione e restituisce una funzione. Quindi l'integrale, per come l'abbiamo definito noi, è un funzionale, perché l'integrale su tutto è. È definito sulla classe delle funzioni a scalino, per adesso. Che proprietà ha? Allora, l'integrale è un funzionale lineare e positivo. Iniziamo da positivo, che è molto semplice. Positivo si dice anche monotono. Allora, positivo che vuol dire? Positivo significa che se phi è una funzione a scalino maggiore o uguale di 0, vuol dire che l'integrale di phi viene pure positivo. Questo è banale, perché noi abbiamo phi sarà del tipo somma di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i di con i per i che va da 1 ad h, dove i lambda con i sono positivi per ogni i compreso tra 1 ed h, e b con i sono sempre più grandi di a con i per ogni i compreso tra 1 ed h. Allora, se andiamo a fare chi è l'integrale tra meno infinito e più infinito di phi x dx, è la somma per i che va da 1 a più infinito di lambda con i per b con i meno a con i, e questo è chiaramente, allora, questi sono tutti numeri strettamente positivi, questi sono tutti numeri maggiore o uguale di 0, il prodotto è maggiore o uguale di 0, la somma di quantità non negative è un numero non negativo. Ok. Lineare. Lineare che significa? Significa che se io vado a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di alfa phi più beta psi in dx, questo è uguale ad alfa volte l'integrale di phi
alfa volte integrale di phi più beta volte integrale si per ogni alfa beta appartenenti a R e phi e si appartenenti a S. Quindi questo è quello che vuol dire lineare, questo era quello che voleva dire così. Allora, come si fa a dimostrare? Allora, vi ricordo che alfa phi più beta, allora scrivo prima phi, phi era somma di lambda i per la funzione caratteristica di agon i di con i, per i che va da 1 fino ad a. Psi era la somma, un'altra somma, devo usare altre lettere, no? Perché il j che andava da 1 a k di mu con j per la funzione caratteristica di c con j di con j. Quando vado a fare la combinazione lineare avevamo detto, anche se non l'abbiamo dimostrato nei dettagli, quello lo potete fare per esercizio, che questa era per esempio la somma per i che va da 1 fino ad h della somma per j va da 1 fino a k di alfa lambda i più mu beta più beta mu con j per la funzione caratteristica di agon i di con i intersecato c con j di con j. Okay. Allora andiamo quindi a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di alfa phi di x più mu più beta psi di x in dx. Questo è la somma per i che va da 1 fino ad h, la somma c che va da 1 fino a k di alfa lambda i più mu beta j, il contrario, beta mu j, sono leggermente dislessi, per la che cosa? Adesso devo fare per la, qua ci devo scrivere lunghezza di agon i pi con i intersecato c con j di con j. Perché questo numero non posso scrivere direttamente quanto fa, perché dipende da come stanno messi i due intervalli. Quindi cosa si fa? Si fa la somma dei prodotti e dei valori della funzione per la lunghezza di intervallo. Però queste due somme qua, questi valori qua, io li posso separare in due somme diverse, cioè posso fare la somma per i che va da 1 fino ad a e la somma per j che va da 1 fino a k. Poi qua ci metto alfa che è una costante e passa fuori da tutto. Qua ci metto lambda con i, che lo posso mettere qua, per la lunghezza di a con i, b con i, intersecato c con j, d con j, più beta per la somma per i che va da 1 fino ad h per la somma per j che va da 1 fino a k. Qua ci devo mettere mu con j, questo non lo posso portare fuori, questo sì perché lambda i non dipendeva da j, questo no perché mu con j dipende da j, per la lunghezza di a con i b con i intersecato c con j.
Ok. Uguale. Allora, adesso concentratevi un attimo su questa somma qua. Cosa rappresenta questa somma qua? Allora, quello che vale, allora, qui c'è A con I, B con I. E poi qua ci sta, per esempio, C con 1, C con 2. Poi C con 2, C con 3. Poi C con 3, C con 4, poi C con 4, C con 5. Qua ci volevano dei gessetti colorati, però diciamo faccio grandi, diciamo, questi sono A con I, B con I, gli altri sono gli intervallini C con C con J e D con J. Scusate, C con J e D con J li ho fatti giusto apposti, però diciamo a cui stiamo supponendo, supponiamo che A con I, B con I siano A 2, A 2 disgiunti, eppure C con J, B con J siano A 2, A 2 disgiunti. Inoltre B con I uguale A con I più 1 per ogni C con J, D con J uguale C con J più 1 per ogni C. Cioè questo si può supporre, certo che si può supporre, basta, allora dice gli intervallini li voglio a 2 a 2 disgiunti, perché io come dimostro che l'integrale è lineare? Non mi interessa quale, posso dimostrarlo per qualunque rappresentazione della φ e della ψ, basta che uso una rappresentazione, perché? Perché se vale per una rappresentazione so che cambiando rappresentazione l'integrale non cambia, quindi poi uno dice perché posso supporre, quindi che sia due disgiunti lo posso supporre, però uno dice perché posso supporre che gli intervallini sono messi in maniera tale che dove finisce l'uno inizia l'altro, questo vale sia per gli intervallini di tipo AB che per gli intervallini di tipo CD. Beh, se ci manca un intervallino, per esempio supponete di andare da 0 a 2 e poi di ripartire da 4 a 5, da 2 a 4 ci mettete il valore 0, cioè si può sempre fare. Quindi nella scrittura di partenza, questa qua, nella scrittura di partenza, questa qua e questa qua, supponiamo quella cosa. Allora che succede? Che quando, allora andate a prendere un intervallino, per esempio A con I, B con I, che succede quando lo intersecate con i vari intervallini C con J? Quando fate l'unione di tutte le intersezioni, queste intersezioni sono a 2 a 2 disgiunte, ma quando sono a 2 a 2 disgiunte e fate l'unione, vi viene l'intervallino A con I, B con I, cioè questa somma qui, chi è? È esattamente B con I meno A con I. Cioè se io prendo l'intervallino A con I, B con I e lo spezzo nelle varie intersezioni con gli intervallini del tipo CD e mi vengono tanti pezzetti, però poi li rimetto insieme alla fine la lunghezza, quanto deve fare? La lunghezza dell'intervallo di partenza. Quindi qua mi viene alfa per la somma per I che va da 1 fino ad H di lambda con I per B con I meno A con I più da questa parte vorrei fare la stessa cosa, ma non posso farlo perché la somma è su J, però quando le somme sono messe in questo modo, cioè voi fate una somma
un indice che varia da, che ne so, da 1 a 10 e l'indice interno che varia da 1 a 100, le somme si possono scambiare, cioè questi estremi di variazione dell'indice sono fissi, quindi voi state facendo la somma su gli indici I e J che descrivono un rettangolo. Il rettangolo o lo percorrete per righe o lo percorrete per colonne è la stessa cosa, quindi qua posso scrivere più beta per la somma per J che va da 1 a K, poi ci posso mettere mu con J per la somma per I che va da 1 ad H della lunghezza di, stavolta devo mettere C con J, I con J, intersecato A con I, I con I. Ok? Perché stavolta mu con J l'ho potuto portare fuori? Perché una volta che ho scambiato le somme, la somma interna dipende solo da I, e questo non dipende da I, la somma interna è fatta su I, questo non dipende da I, io lo posso portare fuori, è una costante. Allora, ragionando come in precedenza, questa somma qui chi è? Allora, il primo era alfa somma per I che va da 1 ad H di lambda con I, I con I meno A con I. L'altro è beta somma per J che va da 1 a K mu con J. Chi è questo? Vediamo se avete capito qualche cosa. Di J meno CJ. Perché? Esattamente. Qualcosa è arrivato. Perché stavolta io cosa sto facendo? Sto intersecando C con J e D con J con i vari intervallini A con I, B con I, quindi sono messo uno appresso all'altro, me lo spezzo in tanti pezzettini, quando faccio la somma delle lunghezze dei pezzettini trovo la lunghezza dell'intervallo CJ e D con J, che è BJ meno CJ. Ma se ci andate a fare, se andate a riflettere un attimo, questo non è altro che l'integrale di Φ, quindi qua mi viene alfa integrale da meno infinito, infinito dell'integrale di Φ di x di x, più beta per integrare meno infinito e più infinito di y di x. No, questa proprietà si diciamo enuncia dicendo che l'integrale è un funzionale lineare, cioè l'integrale di una combinazione rispetta le combinazioni lineari. Una combinazione lineare, lo vedremo meglio nel corso di analisi 2, è una scrittura del tipo alfa phi più beta psi. Quindi che succede? Che l'integrale di alfa phi più beta psi è uguale ad alfa volte l'integrale di phi più beta volte l'integrale di psi. Ovviamente la stessa cosa è valida se invece di avere una combinazione lineare di due funzioni abbiamo una combinazione lineare di parecchie funzioni, cioè. Però questo, cominciate a memorizzare questa, diciamo a concettualizzare. Oh, perché poi si dice che il funzionale è monotono? Che significa monotono? Monotono è una proprietà che una volta che abbiamo la linearità, la monotonia e la positività sono la stessa cosa. Monotonia. Monotonia significa che se phi e psi sono due funzioni a scalini, e se phi è più grande di psi, allora l'integrale tra meno infinito e più infinito di phi di x di dx è maggiore o uguale dell'integrale tra meno infinito e più infinito di psi di x di dx. Questo è banale, perché phi io lo posso scrivere come phi meno psi più psi, e vi ricordo che questa funzione qui per ipotesi è più grande di 0, quindi l'integrale tra meno infinito e più infinito di phi di x in dx è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di phi di x meno psi di x dx più l'integrale tra meno infinito più infinito psi di x di x. Questo per la positività, l'integrale di una funzione positiva non negativa è non negativo, quindi tutto ciò è maggiore o uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di x
Quindi, una volta che sappiamo che l'integrale è positivo e che è lineare, deve essere anche monotono, cioè se la funzione è più grande, l'integrale è più grande. Questo è banale. La funzione che ha valori più grandi, l'integrale sarà più grande. Queste sono le proprietà di base dell'integrale. Ok? Benissimo. Adesso andiamo a vedere quali sono le funzioni integrabili secondo Riemann. Allora, ricapitolo prima di andare a fare l'ultimo passo, che è quello fondamentale. Le funzioni, chi è una funzione caratteristica? Una funzione caratteristica di un insieme vale 1 sull'insieme, 0 fuori dall'insieme. Chi è una funzione caratteristica di un intervallo semiaperto a destra? Una funzione che vale 1 sull'intervallo semiaperto a destra e 0 fuori. Chi è una funzione a scalino? Una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra, cioè una scrittura del tipo somma di lambda j per la funzione caratteristica di a con j più con j. Gli intervalli devono essere a 2 e 2 disgiunti? Non necessariamente, però esiste una scrittura in cui gli intervalli sono a 2 e 2 disgiunti. La scrittura nella quale gli intervalli sono a 2 e 2 disgiunti e i valori sono tutti diversi è umida. Se no, non è umida. Come si fanno gli integrali delle funzioni a scalino? Se la funzione è somma di lambda j per la funzione caratteristica con j e b con j, l'integrale sarà dato da somma di lambda j per la lunghezza dell'intervallo b con j con j, cioè per b con j meno 1. Questa scrittura dipende dalla rappresentazione della questo valore dipende dalla scrittura della phi, cioè dalla rappresentazione della phi cosa? No, non lo abbiamo dimostrato nei dettagli, ma abbiamo fatto vari esempi, volendo mostrare nei dettagli. Se voi la scrivete la stessa funzione in modo diverso, a scalino, come combinazione lineare di funzioni caratteristiche intervalli semiaperti a destra, fare l'integrale, l'integrale viene sempre lo stesso. Quali sono le proprietà di questi integrali? Le proprietà degli integrali di base, poi ce ne sono altre, ma cominciamo a vedere queste, sono che l'integrale è lineare, cioè rispetto alle combinazioni lineari, vediamolo su 2, eh? Poi per induzione è chiaro che se vale per 2 vale per un numero di funzioni a scalino maggiore o uguale di 2, cioè se io ho due funzioni a scalino e ho due valori reali, alfa e beta, allora l'integrale di alfa phi più beta psi è uguale ad alfa volte l'integrale di phi più beta volte l'integrale di phi psi, dove alfa e beta sono numeri reali, phi e psi sono funzioni a scalino. Allora innanzitutto alfa phi più beta psi è una funzione a scalino. Una volta che abbiamo questa scrittura, partendo da due scritture phi di phi e psi che fossero in maniera tale che gli intervalli erano a 2 disgiunti sia per la phi che per la psi e che fossero giustapposti una presso all'altra, allora dalla scrittura di alfa phi più beta psi andiamo a fare i conti e vediamo che effettivamente l'integrale fa quello che deve fare, cioè viene alfa volte l'integrale di phi più beta volte l'integrale di psi. Quale integrale è positivo? Che significa? Che se ho una funzione a valori non negativi, l'integrale viene non negativo. Poi l'integrale è monotono, che significa? Che se ho una funzione più grande, l'integrale viene più grande. Se phi è maggiore o uguale di psi, l'integrale di phi viene maggiore o uguale di integrale di psi. Queste sono le proprietà di base dell'integrale. È lineare, è positivo, è monotono. Positività e monotonia data dalla linearità sono la stessa cosa in realtà, sono equivalenti. Questo ragionamento, una volta che sapete l'integrale lineare se è positivo è monotono, ma se è monotono è positivo, perché phi è maggiore o uguale di 0, quindi l'integrale di phi deve essere maggiore o uguale di l'integrale di 0 di 0.
Ok, detto questo, siamo pronti per il salto finale. Come è fatto il salto finale? Allora, il discorso è questo qui. Definizione. Allora, cominciamo a prendere sia F da R in R una funzione limitata e nulla fuori di un intervallo. Limitata significa esiste m maggiore di 0 tale che f di x è minore o uguale di m per ogni x appartenente a r. Poi nulla esiste ab, l'intervallo potete prenderlo chiuso, aperto, semiaperto, come vi pare, perché una volta che è, diciamo, è nulla fuori un intervallo, se l'intervallo non vi piace, se è chiuso, aperto, semiaperto, lo prendete più grande e ci mettete gli estremi che volete voi, tale che f di x uguale a 0 per ogni x non appartenente. Noi per coerenza abbiamo preso sempre intervalli semiaperti nel discorso di integrale, prendiamo sempre. Ripeto, se qua invece di prenderlo semiaperto lo prendeste aperto o chiuso, questa seconda parte non cambierebbe, basterebbe cambiare a e b, perché là c'è scritto esiste a b, mica c'è scritto quanto lo devono avere. Quindi sto imponendo queste due condizioni. A cosa mi servono queste due condizioni? Mi servono andare a scrivere queste due classi. S- e l'insieme delle φ appartenenti ad S, tali che φ è minore o uguale di F, diciamo φ di X è minore o uguale di F di X per ogni X appartenente a S. Qua si chiama classe, non è vuota ed è la classe delle funzioni a scalino minoranti. Oh, vediamo un po' se avete capito. Chi sarà S più? Saranno che tipo di funzioni? A scalino, tali che f di x maggiore o uguale a f di x per ogni x appartenente. Anche questa non è vuota, è la classe più scalino maggioranti. Allora, vediamo un po', faccio una figura. Questa è la mia F. Grafico y uguale F. Allora, come è fatta una funzione a scalino minorante? Anche qui ci vorrebbero i... stavolta...
Guardate, non ho fatto parti tratteggiate perché sennò non si capisce più niente. Questo è il grafico di una funzione a scalino che sta di sotto, lo vedete? Questo è il grafico della f, la funzione a scalino ha il grafico che sta sotto. E poi dobbiamo andare a fare, quindi questa qui è φ con 1 minore uguale. Poi andiamo a prendere un'altra funzione a scalino. Allora vedete, φ con 2 è quest'altra funzione a scalino, che ha per grafico quest'altro. La f aveva per grafico questo. Allora vedete, qui ripeto, ci vorrebbero, vabbè, quella di sotto la faccio un po' di sopra la lascio. Ok, allora vedete, quella ripeto, i pezzi verticali non appartengono al grafico, però perché sennò non si capisce niente. Allora, questa è quella di sopra, questa è quella di sopra e lei che sta in mezzo. Ok, adesso cosa andremo a fare? Andremo a fare a meno, cioè l'insieme degli integrali delle funzioni quali a meno saranno quelli che stanno in, che dove devo stare? A meno dove stanno insieme, cioè è la classe degli integrali delle funzioni a scalino minorato. Poi ci sarà A più l'insieme degli integrali delle φ tali che φ appartiene a S più. Qua c'è sempre il solito problema della variabile muta. Se vi dà fastidio che φ sia sia in S meno che in S più, questa la chiamate φ e questa la chiamate ψ. Non è che è una variabile muta, questi sono gli integrali della funzione a scalino maggiorante. Se una fista qua, tranne casi particolarissimi, fino sta qua. Allora, varie osservazioni. Queste qua sono due classi di funzioni, quindi sono due insiemi di funzioni. Questi qua invece sono due insiemi di, che sono questi? Tramite funzionale questi sono numeri, questa è una classe numerica, questa sta in R e non è vuota. Perché non è vuota? E anche questa non è vuota e sta in R pure bene, perché ci sono sia funzioni a scalino maggioranti che funzioni a scalino minoranti. Come faccio a sapere che ci sono queste funzioni? Allora, supponete che questo sia A e questo sia B. Io cosa so? So F è compresa tra φ1 e φ2, però so che fuori di AB la mia funzione F vale 0. Poi so che in modulo, in valore assoluto, la mia funzione è minore uguale di M. Quindi se tra A e B ci metto meno m, o tra A e B ci metto più m, sicuramente questa è una funzione minorante e questa è una funzione maggiorante, viene da queste due. E quindi quelle due condizioni a cosa servono? Servono a far sì che ci sia sempre almeno una funzione qua dentro, sempre almeno la funzione qua dentro. Se una di quelle due condizioni non è vera, quelle due classi sono vuote, cioè una almeno di quelle due classi
chiaro? Per esempio, se la funzione non è nulla fuori di un intervallo, pensate alla funzione 1 su x, e come faccio a maggiorare con la funzione della scalina? La funzione della scalina prima o poi finisce, quindi non posso maggiorarla su tutto f. La funzione della scalina è una combinazione lineare, cioè una somma di un numero finito di multipli di funzioni di caratteristiche intervallo segnato per testa. Però, e quindi questa ci vuole, ma d'altro canto pure questa ci vuole. Pensate sempre alla funzione 1 su x vicina a 0, come fate a maggiorarla con una funzione della scalina? La funzione della scalina ha dei valori finiti, quindi lì la funzione vicina a 0 va a infinito, non si può maggiorare. Quindi una condizione essenziale affinché, quelle due condizioni sono essenziali affinché queste due classi di funzioni siano non monotone. Quindi queste qua ci vogliono per forza. Allora, se queste due condizioni sono soddisfatte, perciò le mettiamo nella definizione, perché altrimenti queste qua potrebbero venire vuote, allora possiamo andare a fare. Allora, ci sono delle funzioni nelle funzioni a scalina minoranti? Sì. Ci sono delle funzioni nelle funzioni a scalina maggioranti? Sì. Facciamo gli integrali di quelle di sotto e gli integrali di quelle di sotto. Cosa posso dire? Se io prendo x appartenente, diciamo, chiamiamolo, invece di x, chiamiamolo lambda appartenente ad a meno e mu appartenente ad a più, cosa posso dire? Allora, prendete, fate l'integrale di una funzione a scalino minorante, l'integrale di una funzione a scalino maggiorante. Vi ricordo, fi1 era più piccolo di f, che era più piccolo di fi2. Cosa sarà? Fi1 sarà più piccola di fi2. Quindi lambda sarà più piccolo di mu. L'integrale era monotone. Se una funzione è più piccola, l'integrale è più piccola. Allora, come si chiamano due classi numeriche fatte così? Lo ricordate? Questo era i primi giorni del corso. Se io ho due classi numeriche, due sottoinsiemi di R, a meno e a più, prendo il numero di a meno, prendo il numero di a più, il numero di a meno è sempre più piccolo del numero di a più, le classi numeriche si dicevano separate. Cosa ne segue? Fatemi cancellare qua. Pertanto, a meno e a più sono classi numeriche separate e estremo e non vuote. Non vuote e separate, e quindi l'estremo superiore di a meno è più piccolo dell'estremo inferiore di a più. Guardate bene che questi sono due numeri reali, non possono fare più infinito o meno infinito, proprio perché l'estremo inferiore è limitato dal basso e l'estremo superiore è limitato dall'alto. Questa classe amino non è una semiretta. Perché non è una semiretta? Perché ci stanno una funzione in a più, allora quella è più grande di tutti i valori in a meno. Quindi quando vado a fare l'estremo superiore, c'è un maggiorante, il minimo dei maggioranti sarà l'estremo superiore. Insieme non vuoto, quindi il minimo dei maggioranti. Ci sta, è finito. A meno non può. Similmente questo estremo inferiore, soltanto che questi erano numeri più grandi, quindi l'estremo inferiore di questi è comunque più grande dell'estremo superiore di questi. Adesso che abbiamo fatto? Fino a ora non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto soltanto tante chiavi.
F, ma devi cancellare perché questo deve rimanere scritto a lettere cubitali, integrabile secondo Riemann si scrive Riemann con due N finali se su R se e solo se per definizione l'estremo superiore di A- è uguale all'estremo inferiore di A+. Cioè tutto sta se quei due sono uguali, se da sotto l'estremo superiore fa 5 e da sopra l'estremo inferiore fa 7, la funzione non è integrabile secondo Riemann. Perché non c'è nessuno che dica che quei due debbano essere uguali. Daremo adesso un esempio, tra poco un esempio in cui le non sono uguali. Non sempre sono uguali. Quindi non tutte le funzioni saranno integrabili secondo io. Ma se sono uguali, allora tu dici, da sotto io ho degli integrali che approssimano 5 quando mi pare. Da sopra ho degli integrali che approssimano 5 quando mi pare, la f sta in mezzo, qual è l'integrale che ci devo dare? 5. Non è che ci posso dare 7 perché mi impazzisco. Se da sotto viene 5, da sopra viene 5, le farà 5. Ma se da sotto viene 5 e da sopra viene 7, boh, che ci do? 5, 5 e mezzo, 6, 6 più, dal 5 al 7. Il famoso voto dal 6 al 7, quando diamo il voto dal 6 al 7, che è 6, 6 e mezzo, 7 significa niente dal 6 al 7, ok? Quindi si scriverà, si scrive F appartiene al Riemann di R, questa R script è la R di Riemann, questa R è la R dei numeri reali, e si pone integrale tra meno infinito e più infinito di f di x in dx uguale integrale sup di a meno che è uguale all'inf di a più. Cioè quel valore comune si chiama integrale della funzione su tutto R. Oh, questo è un modo di definire l'integrale, ci sono altri modi tramite le somme di Riemann eccetera, ma noi questi altri modi li vedremo più specificamente, cioè vedremo che coincidono con l'integrale, per esempio per le funzioni continue. Quindi questo è il modo più pulito. È vero che richiede l'estremo inferiore e l'estremo superiore, però è quello che illustra meglio il concetto. Io ho gli integrali da sopra, gli integrali da sopra devono arrivare a approssimare lo stesso valore. Tanto sono separati, quindi quello da sotto non può superare quello da sopra. Se però, nessuno dice che però debbano essere uguali, se da sotto mi viene 3 e da sopra mi viene 9, non c'è tipo per gatti, non posso dire che la funzione integrale secondo me. Come faccio? Che valore gli do? 3, 4, 5, 7, 8, 8 e mezzo? 10 no, però il problema è che non è soltanto. Dice, vabbè, sarà un valore da 3 e 9. No, no, tu mi devi dare un valore. Se non coincidono, non c'è l'integrale.
Chiaro? Allora, questa questa definizione è fondamentale per passare l'esame, cioè se non sapete questo, manca di ciò. D'altro canto, se ci ho perso un'ora io a darla, naturalmente non è che ti faccio mettere un'ora a fare tutti i discorsi. Ti chiedo che cos'è una funzione a scalino, come si fa a integrare una funzione a scalino, qual è l'integrale di una funzione integrabile, qual è la funzione di C integrabile secondo Riemann. Se vedo che lo sai, bene, se no scavo. Chiaro? Oh. Mo, qual è il programma? Il programma è, adesso faremo vedere sia degli esempi in cui effettivamente noi possiamo andare a fare questo estremo superiore, fare questo estremo inferiore e vedere che sono uguali. Li faremo. Poi faremo un esempio in cui non sono uguali e quindi ci sarà una funzione, la funzione di Dirichlet, si prende sempre quella come esempio, perché non è integrabile secondo Riemann, e poi però capiremo bene che questo discorso impostato in questo modo non lo possiamo fare sempre, perché è troppo lungo, cioè se noi vogliamo calcolare l'integrale di una funzione integrabile secondo Riemann in questo modo, affittiamo la notte di Natale, vabbè che è vicino, però ci vuole troppo tempo. Ok, iniziamo con un'osservazione. Osservazione. No, penso di avere ancora qualche minuto adesso. No. Ok, facciamo prima l'osservazione e poi facciamo 5 minuti di pausa. L'osservazione è questa: F appartiene a Riemann di R se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta, esistono Φ1 appartenente a S- e Φ2 appartenente a S+, tali che integrale da meno infinito a più infinito di Φ2 di x meno Φ1 di x in dx, che è uguale anche all'integrale di meno infinito e più infinito di Φ2 di x in dx meno l'integrale da meno infinito e più infinito di Φ1 di x in dx, ovviamente è maggiore o uguale di 0, ma deve essere minore di x. Questa è la condizione, è equivalente all'integrabilità secondo Riemann. Perché se vi ricordate, quando noi avevamo due classi numeriche separate, separate che significava? Significava che i numeri di B stanno a destra e i numeri di A stanno a sinistra. E quindi c'era almeno un elemento di separazione. Se l'elemento di separazione deve essere unico, cioè l'estremo superiore di sotto deve essere uguale all'estremo inferiore di sotto, che significa che vicino a questo elemento qua ci devono stare sia elementi di A che elementi di B. Quindi in ogni intervallino, questo meno epsilon mezzo, questo più epsilon mezzo, ci devono cadere degli elementi in A meno e in A più, cioè degli integrali di Φ1 e integrali di Φ2, cioè bisogna che le due classi numeriche, oltre che separate, se vi ricordate, devono essere anche contigue. Contigue. La dimostrazione: F appartiene a Riemann di R se e solo se A meno e A più sono contigue, che vale se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste lambda appartenente ad A meno e mu appartenente ad A più, tale che mu meno lambda chiaramente è maggiore o uguale di 0, ma deve essere minore di 1. Scrivete mu integrale di Φ2 e lambda integrale di Φ1 e avete finito. Questa è un'osservazione. L'osservazione è banale, però questa condizione è molto utile perché
ci caratterizza le funzioni integrabili secondo Riemann, cioè ogni volta che io riesco a trovare una funzione da sotto e una funzione da sopra a scalino tali che l'integrale della differenza sia più piccolo di epsilon, avendo fissato epsilon prima, vuol dire che la funzione è integrabile secondo Riemann. Questo è garantito. Non mi dice quanto fa, però sarà un integrale che varrà, sarà molto vicino sia all'integrale di f1 che all'integrale di f2. L'integrale di f1 sarà sempre sotto, l'integrale di f2 sarà sempre sotto. A meno di epsilon. Chiaro? Ok, adesso possiamo fare pausa.